vogliamo promuovere la pluralità di voci, di background e di talenti delle donne provenienti da tutto il mondo. Per la nostra rete abbiamo scelto di collaborare con delle donne anche in altri campi, non solamente nella scrittura, ma abbiamo anche una web designer donna, una commercialista, una consulente legale, e la nostra idea è che l'unicità di talento e di voce di ogni donna risalti ancora di più con la pluralità di voci. E Girls Will Be Girls di Emerald Tool è un saggio autobiografico dal tono abbastanza ironico e brillante, e che racconta gli esperimenti e l'esperienza di vita di questa autrice irlandese. Lei è cresciuta nella società irlandese molto patriarcale e cattolico, e si è sentita molto molto stretto il copione che le era stato dato dalla società, e quindi tramite il suo libro ci sfida a metterci un po' in questione e di uscire da quel copione e da colorare un po' fuori dai bordi. Le bussole sono dei libricini tascabili e di saggistica su varie tematiche e dal punto di vista femminista, e quindi l'idea è che si possono portare con sé nella borsa per orientarsi, diciamo, nelle galassie femministe. E finora abbiamo pubblicato la prima bussola, che è Lady Cinema, che è sul cinema femminista, e il secondo, che è appena uscito come titolo, è Ben venga il piacere, che è sulla sessualità sia femminile che femminista. E l'idea, appunto, di dare una guida, una bussola per avere dei consigli, degli strumenti con cui orientarsi. E poi le altre collane, ci sono le sagge, che è sempre saggistica, e da tutto il mondo, diciamo, autrici sia del passato che del presente. E poi abbiamo due collane di narrativa, che sono Le radici, che è narrativa del passato, e per quella collana abbiamo pubblicato Muoviamo le montagne di Charlotte Perkins Gilman, e poi Narrativa contemporanea, è uscita Come volano le api di Chiara Castello. E ma ce ne sono tantissime, noi appunto ci piace fare rete con tante realtà, e quello che mi viene in mente subito sicuramente Femminili singolari di Vera Gheno per FQ, e anche Eroine di Marina Pierri per Plon, e Maledetta sfortuna anche abbiamo ammammato molto di Carlotta Magnoli, quindi insomma i libri ce ne sono tantissimi, e continuiamo sempre a leggere molto, e anche per tenere un occhio su ciò che viene fatto da altre case editrici, ma anche per arricchirci proprio personalmente.